Buonasera. Buonasera, buonasera. E benvenuti a voi che siete tutti in sala al terzo appuntamento con l'edizione 2011 del premio Francesco Mazzoni Leggere Dante, organizzato come sempre dalla Società Dantesca Italiana. Dopo l'appuntamento del 7 aprile, che ci ha visti premiare qui sul palco della Pergola Gigi Proietti e poi il 19 aprile Sonia Bergamasco, oggi continuiamo con la formula che già conoscete, consolidata appunto nel corso di questi incontri, di questi appuntamenti, con il premio Francesco Mazzoni e le letture appunto del ciclo Leggere Dante. Per cui oggi avremo, dopo la vera e propria consegna del premio a un maestro del teatro italiano, Umberto Orsini, una lettura di versi danteschi comparati, diciamo così, ma poi cercherò di spiegare come vanno comparati, con un altro poeta, ovvero nel caso di oggi appunto Giacomo Leopardi. La lettura sarà come sempre introdotta appunto da un breve intervento critico di inquadramento dei testi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è con Giuliana Lo Iodice martedì 17 maggio e il ciclo si concluderà martedì 24 maggio con Alessandro Haber. La lettura di Dante e Foscolo e la lettura di Dante e Manzoni. Gli autori che sono stati scelti, cioè per le letture abbinate al premio, sono Dante e Ugo Foscolo, Dante e Alessandro Manzoni, oggi Dante e Leopardi e precedentemente appunto Dante e Pascoli. Ecco, prima di entrare nel vivo, diciamo, della premiazione, ringrazio come sempre gli enti sostenitori di questa iniziativa, di questa manifestazione. In primo luogo l'ente Cassa di Risparmio a Firenze, sotto la cui egida il premio si svolge. E poi un grazie al Teatro della Pergola e a Riccardo Ventrella che ci ospita appunto nella tradizione del premio, e all'Università degli Studi di Firenze, al suo Dipartimento delle Arti e dello Spettacolo, al DAMS, che è stato sempre un prezioso sostegno a questa iniziativa. E poi al Rinascimento Digitale per l'importante collaborazione tecnica. Grazie anche agli enti patrocinatori quest'anno, che sono il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Regione Toscana, il Comitato per i Festeggiamenti del 150esimo dell'Unità d'Italia sotto la presidenza appunto del Consiglio dei Ministri. Bene, detto questo, io mi scuso innanzitutto per la qualità della voce che dipende appunto dai miei malanni, ma voi che siete abituati a frequentare il teatro avrete presente il quadro terzo della Bohème, Rodolfo, che dice: una terribile tosse lesi il petto, le scuote e già le smunte gote di sangue a rose. Ecco. E poi segue una didascalia che dice: la tosse e i singhiozzi violenti rivelano la presenza di Mimì. Ora io non so se mi trovo a singhiozzare, ma può darsi che mi abbia qualche colpo di tosse. Ecco, detto questo, passiamo alla consegna del premio Francesco Mazzoni, ricordando che è giunto alla terza edizione e che, come ripeto volentieri ogni volta, nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalla diversa età, dalle diverse esperienze e scelte espressive. Un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con il quale Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche da lui volute, seguite e onorate. Per la presentazione di oggi chiamo sul palcoscenico il nostro protagonista di oggi, Umberto Orsini. Vi ricordo
che gli artisti premiati con il premio Francesco Mazzoni sono stati finora, in ordine alfabetico, Sonia Bergamasco, Anna Bonaiuto, Massimo D'Apporto, Massimo De Francovic, Arnoldo Foà, Iaia Forte, Fabrizio Gifuni, Roberto Herlitzka, Gabriele Lavia, Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Ivan Marescotti, Lucilla Morlacchi, Ugo Pagliai, Ottavia Piccolo, Gigi Proietti, Galatea Ranzi e Toni Servillo. Ecco, vado quindi a leggere la motivazione del premio per Umberto Orsini. Il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni, voce per il poeta, assegna il premio a Umberto Orsini con la seguente motivazione. Se è vero che c'è molto di poetico e di romanzesco nella leggenda che vuole i teatranti degli esseri scapigliati tutto genio e sregolatezza, è altrettanto vero che troppo spesso la nobile arte antica del fare scena si annacqua nell'approssimazione, nel generalismo, nell'alibi furbesco della necessaria imperfezione. Un premio a Umberto Orsini è un riconoscimento all'antitesi vivente di tutto questo. Dal suo lontano debutto, 54 anni fa, nel diario di Anna Frank, dove vestiva i panni del ragazzino Pieter, Umberto Orsini ha rappresentato e tuttora rappresenta la concreta possibilità di un attore appassionato, eppure tecnicamente oculato, consapevole, critico e ipercritico, non solo nell'attimo dell'esecuzione, ma altresì in quello sempre sopravvalutato, della scelta. Il momento in Orsini appare invece determinante e discriminante, tanto che sarà proprio il gusto delle scelte a fargli scrivere una pagina storica del nostro teatro quando con Rossella Falk prenderà le redini del Teatro Eliseo di Roma. Vuoi per quella già avviata carriera giuridica che lo vedeva forgiarsi fra gli atti notarili, o forse per una forma mentis già di per sé stessa predisposta alla dissezione ironica, fatto sta che Umberto Orsini ha sempre mantenuto una cifra stilistica invidiabilmente propria, basata sul rigore d'Apollo e sul magma di Dioniso, sia che interpretasse Testori con Visconti o Edward Albi sotto la guida di Zaffirelli, sia che si provasse nel verismo di Pirandello, sia che scalasse Shakespeare con Gabriele Lavia, sia che sondasse la nuova drammaturgia, sia che portasse in teatro Amadeus, Volpone, Le relazioni pericolose. Nonché, impossibile dimenticarlo, la sua asciutta, implacabile figura trionfò nei celebri spettacoli di un lungo sodalizio con Luca Ronconi. E se in teatro può sembrare più facile navigare con la barra dritta, è notevole che Orsini non abbia perso la sua rotta neppure quando negli anni 70 egli divenne uno dei divi più acclamati del piccolo e grande schermo. Come testimonia peraltro un nastro d'argento per La caduta degli dèi di Luchino Visconti, un punto d'arrivo eccelso per quel giovane ragazzo che solo 12 anni prima aveva esordito al cinema niente meno che nella Dolce vita di Federico Fellini. Oggi, traghettatore del miglior teatro d'attore dal vecchio al nuovo secolo, Orsini non si risparmia a scelte coraggiose, scandaglia l'avanguardia, si fa complice di giovani e giovanissimi e si scopre prezioso radunante di talenti, subentrando a Franco Quadri a capo della giuria del premio Riccione, un itinerario orgogliosamente coerente che fa di lui una figura del tutto in controtendenza. Ecco, detto questo, sì, ce l'ho, grazie. Grazie. Detto questo, offro appunto a Umberto Orsini, lo ringrazio molto di essere fra noi, la medaglia d'oro della Società Dantesca, la targa che ricorda questa giornata e l'edizione della Divina Commedia illustrata da Botticelli. Grazie, vi ringrazio molto. Vi ringrazio molto, sono molto imbarazzato. In genere quando si parla di me in termini di carriera, perché mi sento come un ragazzino che deve ancora cominciare in qualche modo. Mi dicevo una volta: qual è il tuo scopo, qual è il tuo obiettivo? Non lo so, mi sento, una volta dissi, fece una metafora, dissi: ma io sono come uno che corre in bicicletta, ha superato un traguardo e gli dicono: ma guarda che l'hai già superato, il traguardo è alle spalle, e io invece lo vedo sempre un pochettino lontano. Non lo so, finché mi resta la voglia, la forza di
di fare questo mestiere, cerco di farlo nella maniera migliore e cerco sempre di essere entusiasta del mestiere che faccio, cioè non sono uno che è in pantofole, che ormai ha avuto una vita alle spalle, una carriera alle spalle e che dorme sugli allori. Vengo ora da aver fatto uno spettacolo che a Roma ha fatto molto rumore, non so se verrà alla Pergola l'anno prossimo, ancora non si sa se questo teatro come sarà gestito, come sarà aperto, spero che sia aperto, l'ho lasciato nel mese con la tempesta, nel mese di dicembre dell'anno scorso, spero di ritrovarlo di nuovo l'anno prossimo con l'Arturo Ui. Spero soprattutto che voi abbiate il piacere, mi sembra che sia assurdo togliervelo, una città non può togliere un teatro come questo ai cittadini, di tornare qui alla Pergola a vedere altri spettacoli, e spero che anche il mio l'anno prossimo, l'altra stagione ancora, perché lo terrò su per due stagioni, Arturo Ui di Brecht, che è uno spettacolo tra i più significativi che ho fatto ultimamente, possa venire in questo teatro. Mi scuso anche, mi scuso. Sono abituato a parlare così in questo teatro. Questo forse. Io accetto molto volentieri questo premio e qui alla Pergola, proprio in dicembre, un mio amico, un bambino di 13 anni, di Firenze, figlio di miei carissimi amici, che ho visto lottare contro una malattia che purtroppo l'ha portato via. Venne qui, in dicembre, a vedere la tempesta, che io in estate stavo a casa mia, ospite mio con la famiglia perché doveva curarsi a Roma, gli avevo raccontato e lui poi la vide in palcoscenico e credo di avergli dato una delle emozioni che a me fa più piacere. Si chiamava Ettore Capuano, e io questo premio lo dedico a lui. Grazie. Grazie davvero a Umberto Orsini per quello che ci ha detto. Grazie per essere qui fra noi. Adesso tocca a me. Illustrarvi brevemente, e spero in maniera sufficientemente chiara, il programma di questa sera, o diciamo così, di contestualizzare il programma, cioè perché sono stati accostati appunto Dante e Leopardi, che senso ha questo accostamento. Ebbene, dirò che per comprendere questo accostamento bisogna innanzitutto tenere presente l'itinerario del romanticismo italiano nell'arco di tempo che è compreso fra il tracollo dell'impero napoleonico e l'impresa dei mille, che fa coincidere appunto il romanticismo italiano con le vicende del risorgimento, quindi ne condiziona i tempi e i modi di svolgimento nonché i risultati, che in Italia, parlando appunto del romanticismo italiano, sono molto più modesti di quelli degli altri paesi europei, con due sole e isolate eccezioni, che sono Manzoni e Leopardi. Ecco, questo per dire che anche il dantismo italiano della prima metà del XIX secolo appare appunto decisamente vincolato alle vicissitudini politiche della rivoluzione nazionale e poi della edificazione dello Stato unitario. Quindi con il facile discernimento dei posteri, anche un po' malinconico, si può concludere che il nostro dantismo è in qualche modo consustanziale alla nascita, alla gestazione, alla nascita della nazione italiana,
e si distingue nettamente però dalla generale riscoperta di Dante da parte della cultura europea, che è uno dei fenomeni più imponenti e più interessanti dei romanticismi europei, a partire dal romanticismo tedesco. Quindi il tema Dante, come si è detto, viene declinato in modi diversi ma complementari. È centrale nel romanticismo europeo, ne costituisce, come ho detto, un momento fondamentale. Per quale motivo? Per la straordinaria suggestione della personalità del poeta, che sollecita il gusto psicologico-morale dei romantici, appunto per la luminosa figura del genio. Il genio, appunto, è una delle grandi scoperte, uno dei grandi miti del romanticismo italiano, sia perché anche il romanticismo comportava, per la sua stessa genesi storico-culturale in Germania, una sanatoria, per così dire, estetico-letteraria del Medioevo in chiave appunto nazionale. Per la cultura anglo-americana, la commedia ha il fascino quindi di una imponente cattedrale gotica nell'area appunto delle lingue romanze. Dante è il fascino di una personalità che potremmo definire archetipica, di genio che insieme nazionale e universale. Per gli italiani in particolare, e per quanti in Europa sostengono la causa italiana, è anche un profeta della unità nazionale. Sì, allora si potrebbe dire che se il recupero di Dante costituisce un atto fondativo comune della coscienza unitaria del romanticismo europeo, sia pure in modi e tempi diversi, la via italiana a Dante si divide in due direzioni: quella del culto, diciamo così, nazional popolare di un Dante profeta e garante dell'unità d'Italia, e quella della rifondazione invece degli studi danteschi sulla base dello storicismo romantico e dei protocolli scientifici della nuova filologia. La prima punta al mito del personaggio Dante, fondatore della lingua italiana e quindi padre della patria, e porta verso la proclamazione dell'opera dantesca come pietra angolare dell'identità nazionale. La seconda punta invece sull'opera dantesca e sulla necessaria restituzione, come dire, storico-filologica dei testi. La prima via, appunto, quella del mito di Dante, è battuta soprattutto fino agli anni di Firenze Capitale. Con le feste del 1265 praticamente possiamo considerare esaurita o comunque in via di rapido esaurimento questa fase. La seconda, quella dello studio dell'opera dantesca sulla base di nuovi criteri scientifici che vi offrono appunto un testo il più vicino possibile a quello che doveva essere il testo originale in assenza di qualunque manoscritto dantesco, è la strada che ha portato 123 anni fa alla fondazione della Società Dantesca Italiana. Lo scopo fondamentale è il restauro appunto dei testi danteschi. Dante e Leopardi. Fatta questa premessa, apparentemente il maggior poeta dell'Italia moderna, e cioè Leopardi, se ci si affida soltanto, come dire, alla magica suggestione, all'incanto della sua poesia, affidata per tutti noi alla memoria scolastica o anche al raccoglimento della letteratura individuale, personale, non ha niente o poco a che vedere con la poesia dantesca. Anzi, nel corso del tempo Leopardi è stato troppo frequentemente accostato semmai a una tradizione di poesia che fino dal XIV secolo sembra alternativa a quella dantesca, che è quella petrarchesca. Ecco, l'equivoco, in certa misura perdurante, è dovuto a una conoscenza dell'opera leopardiana abbastanza limitata. Ognuno di noi ha letto generalmente canti e operette morali e poi lì si è fermato. Ecco, allora, la premessa fondamentale è che l'opera di Dante e quella di Leopardi hanno in comune un carattere genetico, e cioè è poesia di pensiero, che li distingue quindi nettamente da Petrarca e petrarchisti, che fra l'altro erano detestati da Leopardi. Ecco, quindi non si deve però dimenticare che il giovane Giacomo esordisce con un poemetto, L'appressamento della morte, che stasera non ascolterete perché si tratta di un testo estremamente così complicato e che non, in teatro non credo che potrebbe rendere, che è un poemetto dantesco quanto a struttura, linguaggio e forma metrica, cioè è una visione in prima persona che costituisce non soltanto un documento autobiografico per quanto riguarda
la vita di Leopardi, ma anche una scelta, così, per dir così, definitiva di poetica dell'esistenza. È un testo di imitazione e di emulazione dantesca che costituisce un unicum nella storia della poesia ottocentesca, cioè non ci sono altri testi che in qualche modo possano essere così vicini, volutamente vicini, dichiaratamente vicini, esplicitamente vicini, appunto alla commedia, come questo appressamento della morte. Quanto a dire, insomma, che negli anni a venire Leopardi poi abbandona questo arcaico modello di visione dell'aldilà, eccetera, elabora una sintassi, un linguaggio poetico di eccezionale resa fonosimbolica, il che rende molto difficilmente traducibile Leopardi in lingue straniere, però si mantiene fedele al modello dantesco di poesia come conoscenza, di poesia come antagonismo, di poesia come protesta. Al centro vitale di questa concezione della poesia, l'esperienza personale, l'autobiografia. E non è un caso, quindi, che nell'ultima grande prova di Leopardi, il libro estremo di Leopardi, quello che non poté vedere stampato appunto perché ormai la morte era incombente, I paralipomeni della batracoviomachia, si legge appunto una impressionante reinterpretazione in questo ultimo poemetto dell'inferno dantesco, e di questo sentirete esempio questa sera. Dopo appunto la poesia visionaria del Settecento, nella storia della poesia italiana non si registrano titoli di ascendenza dantesca di nessun genere, con la sola eccezione appunto che riguarda Giacomo Leopardi. Intendo dire che nella poesia italiana dell'Ottocento Dante compare, ma compare come personaggio, mentre invece qui si tratta di un'imitazione emulazione, ripeto, della struttura complessiva della commedia. Quindi è Leopardi stesso che, quando finisce di scriverlo nel 1816, a 18 anni, è praticamente prigioniero nel suo eremo di Recanati, dal quale uscirà soltanto a 22 anni, dicevo, Leopardi annota in margine al manoscritto: la scrissi in 11 giorni, tutta senza interruzioni, e nel giorno in cui la terminai cominciai a copiarla, cosa che feci in altri 2 giorni, tutto fra il novembre e il dicembre del 1816. Ecco, un altro aspetto interessante di questa storia, il testo Leopardi tentò invano di pubblicarlo, però nel suo vagare poi per l'Italia, dopo che si fu allontanato, anche la volta che si è allontanato definitivamente da Recanati, volle sempre portarlo con sé. Questo libro lo accompagnò. Ma voi di questo libro avete letto una parte, di questo poemetto avete letto una parte, perché i primi 76 versi del poemetto, molto rielaborati, furono aggiunti all'ultima edizione dei Canti, il frammento 39esimo, quello che comincia con il verso "spento il diurno raggio in occidente", è l'inizio del poemetto "Appressamento alla morte". Ecco, in un'altra postilla Giacomo tiene a precisare: quando scrissi non avevo letto Dante che una volta sola. Ecco, sulla scrittura del poemetto il giovane autore, a prescindere dalle derivazioni e citazioni dal testo dantesco, ha steso una patina arcaizzante, molto pesante, devo dire, così da offrire appunto una singolare operetta di gusto erudito antiquario, che solo in apparenza è in controtendenza rispetto alla nuova poetica romantica. Nel 16 Leopardi si ritiene ancora un classicista, e dicevo solo in apparenza appunto perché lui, che non ha mai avuto nessuna pietà nei confronti della cultura, della civiltà medievale, si ispira per l'appunto a Dante. Ecco, che cos'è l'appressamento, per cercare di avviarsi a una conclusione? È come la commedia e anche come i trionfi del Petrarca, il poema che Petrarca scrisse appunto in concorrenza con Dante, il resoconto di una visione profetica sul modello strutturale e linguistico offerto dalla Divina Commedia. Vi ricordo che già ci aveva provato con la basvigliana Vincenzo Monti, ma nel 1793, e per questa sua opera era stato ribattezzato il Dante Redivivo. Narratore è il personaggio poeta Giacomo.
Il personaggio poeta Giacomo nella realtà scusate, era davvero convinto di essere ormai prossimo a morire, come conferma appunto la documentazione biografica che adesso non posso citare. I primi quattro canti della visione accompagnano il morituro e l'angelo custode che svolge l'ufficio del Virgilio dantesco attraverso un percorso nell'aldilà che lo dovrà portare al paradiso. Il poemetto è costruito così: Leopardi incontra il suo angelo custode che gli annuncia la morte imminente. Il giovane naturalmente si dispera, come credo possa fare qualunque giovane che ha annunci di questo genere, e allora questo viaggio deve essere un viaggio di educazione pari appunto a quello compiuto tanto tempo prima da Dante in compagnia di Virgilio, che lo dovrà convincere che la morte è migliore della vita. E qui già trovate un elemento fondamentale poi della poetica leopardiana. Quindi questo viaggio attraversa una serie di barocche scenografie dell'aldilà che devono appunto avere una funzione esemplare. Il giovane deve convincersi appunto che questa vita in fondo non vale la pena di essere vissuta. L'angelo gli dice: non ti dolga di tua poca dimora in questa piaggia triste, non ti caglia che ancor del quarto lustro non sei fuori. Cioè non importa, dice, se non hai neanche compiuto 20 anni, ma devi pensare alla salvezza dell'anima. Quindi ci sono tutta una serie di apparizioni, così come nella visione dantesca: amore a capo di un corteo di dannati che hanno peccato per non saputo resistergli, e di seguito altre apparizioni, i cortei dei peccatori che sono guidati dall'avarizia, dall'errore, dalla guerra, dalla tirannia, e a conclusione del viaggio poi il trionfo dei beati. Fra i beati un posto distinto fra tutti spetta a Dante, che viene apostrofato dal giovane: il Magno Alighier che sopra l'Etra ricordasi che ascese un'altra volta e del il vostro pose la gran pietra. Cioè Alighieri appunto, che ha inventato praticamente la lingua italiana, e questo è un altro concetto che è ribadito nello Zibaldone tante volte da Leopardi. Io ho detto dei primi quattro canti, il poemetto è lungo un po' più di 800 versi. Il quinto canto, che è il più significativo per quanto riguarda la storia di Leopardi, è viceversa l'autoepicedio, diciamo così, del giovane che, renitente alla morte, lamenta la fine della speranza di vedere finalmente fiorire la propria vocazione poetica. Ecco, meno monumentale di questo Dante assunto in cielo dall'apprestamento, ma depositario appunto del destino negativo della grande poesia italiana e magnanimo antagonista del proprio tempo, il poeta Dante sarà nuovamente rievocato nella canzone Sopra il monumento di Dante, e ne sentirete dalla voce di Umberto Orsini, e nella canzone Ad Angelo Mai, ancora appunto sull'archetipo dantesco, che viene poi riproposto, come ho detto, alla fine della carriera di Con l'imitazione dell'inferno nei Paralipomeni della Batra Comimachia. Poi ci sono una quantità di annotazioni, e tutte di grandissimo interesse, dedicate a Dante, poeta e inventore della lingua italiana. In una di queste Dante viene definito da Leopardi un dio per noi. E finalmente la più significativa, la più importante, che è obbligatorio citare in questo caso, la definizione della poesia dantesca che è annotata proprio qui a Firenze in data 3 novembre 1828 e che ha aperto le porte, diciamo così, al dantismo contemporaneo. È soltanto una frase. Leopardi dice: la Divina Commedia non è che una lunga lirica dove è sempre in campo il poeta con i suoi propri affetti. Ecco così che Dante in qualche modo smonta la macchina poematica, smonta la cattedrale gotica della commedia, e dice: guardate, questa è poesia di Dante che parla di Dante, che parla di se stesso. E questo appunto rappresenta poi il punto d'inizio di un nuovo modo di leggere Dante. Ecco, nell'Europa romantica soltanto il più celebre rappresentante del romanticismo,
gli anni in cui visse Leopardi, celeberrimo appunto finché morte non lo colse, Lord Byron, soltanto lui si è misurato con la poesia dantesca e ha scritto un poemetto nel 1821, 25 anni dopo l'appressamento della morte, intitolato La profezia di Dante, che è in quattro canti e in rima dantesca, che è una rima molto difficile per quanto riguarda la tradizione poetica anglosassone. Tant'è vero che nella prefazione rivolta al lettore italiano si scusa sulla qualità del suo esperimento metrico, mettendo comunque le mani avanti, e dice, naturalmente leggo la traduzione, quando nell'imitazione del gran padre Alighieri fossi mal riuscito, ciò sarebbe avvenuto in cosa che tutti studiano e pochi intendono, cioè la Divina Commedia. Tutti la studiano e pochi la intendano, proprio come ai tempi nostri. Chiede perciò agli italiani di essere indulgenti nei suoi confronti, sapendo che questi, dice, per un compatibile zelo nazionale, sono particolarmente gelosi della propria letteratura, la sola cosa rimasta agli italiani come nazione. E vabbè. Byron, ecco, è in questi anni lo scrittore più famoso d'Europa, dopo lo straordinario successo del Childe Harold Pilgrimage del 1812 e poi nel 13 stampa le novelle in versi che confermano la sua fama. È lo scrittore più famoso d'Europa, colui al quale si deve la più coinvolgente, come dire, versione in tenebris del romanticismo, quella che i suoi avversari chiamavano la Satanic School, ecco, e che come tale, dopo essere stato da Leopardi in qualche modo rifiutato, diventa invece uno degli autori più letti da Leopardi. Quindi c'è un minimo di vicinanza fra l'appressamento di Leopardi e il Byron della profezia, cioè l'odio per la tirannide, che è appunto una delle visioni di Leopardi, ma Leopardi è soltanto una visione. Byron invece fa parlare Dante in prima persona e gli attribuisce un'accesa perorazione politica, nel corso della quale la divisione e la discordia fra gli italiani è denunciata come un ostacolo fondamentale all'emancipazione dello straniero. Tema che poi ritornerà anche nel Leopardi più maturo e dice, e con questo concludo, «O mia bella terra da così lungo tempo prostrata, da lungo tempo tomba delle speranze dei tuoi propri figli, quando basterebbe un sol colpo per spezzare le catene, eppure il vendicatore s'arresta e il dubbio e la discordia avanzano tra te e i tuoi e uniscono la loro forza a quella dei tuoi avversari, che manca allora a farti libera e a mostrare la tua bellezza nella sua piena luce, rendere le Alpi invalicabili, e noi figli possiamo far questo solo con un atto, unirci». Grazie. Leopardi su Dante e Tasso. Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di ambedue abbiamo e visitiamo i sepolcri, fuori delle patrie loro ambedue. Ma io, che ho pianto sopra quello del Tasso, non ho sentito alcun modo di tenerezza a quello di Dante. E così credo che avvenga generalmente. E non di meno non mancava in me, ne manca negli altri, un'altissima stima, anzi ammirazione, verso Dante. Maggiore forse che verso l'altro. Di più, le sventure di quello furono senza dubbio reali e grandi. Di questo appena siamo certi che non fossero, almeno in gran parte, immaginarie. Tanta è la scarsezza e l'oscurità delle notizie che abbiamo in questo particolare, tanto confuso e pieno continuamente di contraddizioni, il modo di scriverne del medesimo Tasso. Ma noi veggiamo in Dante un uomo d'animo forte, d'animo bastante a reggere e sostenere la mala fortuna. Oltre a ciò un uomo che contrasta
e combatte con essa, con la necessità, col fato. Tanto più ammirabile, certo, ma tanto meno amabile, quindi, e commiserabile. Nel Tasso vediamo uno che è vinto dalla sua miseria, soccombente, atterrato, che ha ceduto all'avversità, che soffre continuamente e patisce oltremodo. Siano ancora immaginarie e vane del tutto le sue calamità, la infelicità sua è certamente reale, anzi, senza farlo. Se ben sia meno sfortunato di Dante, egli è molto più infelice. Leopardi, sopra il monumento di Dante, da un certo verso in poi. Morian per le rutene squallide piagge, ahi d'altra morte degni gli Itali prodi. E lor fea l'aere e il cielo e gli uomini e le belve immensa guerra. Cadean a squadre, semivestiti, maceri e cruenti. Ed era letto agli egri corpi il gelo. Allora, quando traean l'ultime pene, membrando quanto desiata madre, diceano: oh, non le nubi, non i venti, ma ne spegnesse il ferro, e per tuo bene, o patria nostra. Ecco, da te rimoti, quando più bella a noi l'età sorride, a tutto il mondo ignoti, moriam per quella gente che t'uccide. Di lor querela il boreal deserto, e consce fur le sibilanti selve. Così vennero al passo, e i negletti cadaveri all'aperto, su per quello di neve orrendo mare, dilacerar le belve, e sarà il nome degli egregi forti pari mai sempre ed uno con quel dei tardi e vili. Anime care, bench'infinita sia la vostra sciagura, datevi pace, e questo vi conforti, che conforto nessuno avrete in questa e nell'età futura. In seno al vostro smisurato affanno posate, e di costei veraci figli, al cui supremo danno il vostro solo è tal che s'assomigli. Di voi già non si lagna la patria vostra, ma di chi vi spinse a pugnar contra lei, sì che la sempre amaramente piagna e il suo col vostro lacrimar confonda. Oh, di costei con altra gloria vinse, pietà nascesse in core a tal dei suoi, ch'affaticata e lenta di si buia vorago e si profonda la ritresse. O glorioso spirito, dimmi, d'Italia tua è morto l'amore? Di, quella fiamma che t'accese è spenta? Di, né più mai rinverdirà quel mirto ch'alleggiò per gran tempo il nostro male? Nostre corone al suol fian tutte sparte? Né sorgerà mai tale che ti rassembri in qualsivoglia parte? In eterno perimmo? E il nostro scorno non ha verun confine? Io, mentre viva, andrò esclamando intorno: volgiti agli avi tuoi, guasto legnaccio, mira queste ruine
e le carte e le tele e i marmi e i templi. Pensa qual terra premi, e se destarti non può la luce di cotanti esempi, che stai? Levati e parti. Non si convien a si corrotta usanza questa d'animi eccelsi, altrice e scola. Se di codardi è stanza, meglio l'è rimaner vedova e sola. Dante sull'Italia. Purgatorio, canto sesto, verso 76. Ahi, serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadino suo qui vi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei cu'n muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vuota? Senza esso fora la vergogna meno, hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota. Guarda com'è sta fiera e fatta fella, non per essere corretta dagli sproni poi che ponesti mano alla predella. Oh, Alberto, tedesco, che abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcar i tuoi arcioni, giusto giudizio dalle stelle caggia sopra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto, tal che il tuo successor temenza naggia. Che avete tu e tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che il giardin dello impero sia deserto? Vieni a veder Montecchio e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior com'è oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne vedova sola, e dì e notte chiama: Cesare mio, perché non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognar ti vien della tua fama. E se è lecito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto te l'accorger nostro scisso? Che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco. Ma il popol tuo
l'asommo della bocca. Molti rifiutano lo comune incarico, ma il popol tuo solicito risponde senza chiamare e grida: mi sobbarco. Or ti fa lieta che tu hai pendonte, tu ricca, tu con pace, tu con senno. Se io dico il ver, l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un piccol cenno verso te, che fai tanto sottili provvedimenti, ch'a mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate membre. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma. Scusate, un mio modo personale di leggere. Cerco di non far sentire le rime, anche se poi si sentono. Cioè per distaccarmi da quell'abitudine scolastica che ho tanto odiato. Però in alcuni casi funziona. Giacomo Leopardi, un pezzetto di Adangelo Mai. Eran calde le tue ceneri sante, non domito nemico della fortuna, al cui sdegno e dolore fu più l'averno che la terra amico. L'averno. E qual non è parte migliore di questa nostra? E le tue dolci corde sussurravano ancora dal tocco di tua destra, o sfortunato amore, amante. Ahi, dal dolor comincia e nasce l'Italo canto. Eppur men grava e morte il mal che n'addolora del tedio che n'affoga. O te beato, a cui fu vita il pianto, a noi le fasce cinse il fastidio, a noi presso la culla immoto siede e sulla tomba il nulla. Dante e Leopardi sull'amore, dal Zibaldone. Una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel suo viso, nei suoi moti, nelle sue voci, salti, eccetera, un non so che di divino, che niente può uguagliare. Qualunque sia il suo carattere, il suo gusto, allegra o malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta, quel fiore purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, quella speranza vergine, incolume, che gli si legge nel viso, negli atti, o che voi nel guardarla concepite in lei e per lei,
quell'aria di innocenza, di ignoranza completa del male, delle sventure, dei patimenti, quel fiore, insomma, quel primissimo fior della vita. Tutte queste cose, anche senza innamorarvi, anche senza interessarvi, fanno in voi un'impressione così viva, così profonda, così ineffabile, che voi non vi saziate di guardare quel viso. E io non conosco cosa che più di questa sia capace di elevarci l'anima, di trasportarci in un altro mondo, di darci un'idea d'angeli, di paradiso, di divinità, di felicità. Vita nuova, Dante. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. Ov'ella passa, ogni uomo per lei si gira, e cui saluta fa tremare il cuore, sì che, bassando il viso, tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia e ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlare la sente, onde laudato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente, sì è nuovo miracolo e gentile. Io parti. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitar di gioventù salivi, sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opere femminili intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Era il maggio doloroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, dimmi sui veroni del paterno ostello, porgea gli occhi agli orecchi il suono della
mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allora ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura, o natura, o natura, perché non renti poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore da dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anco negaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa la sorte dell'umane genti, all'apparir del vero. Tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Bene, con questo si conclude la nostra serata. Ringrazio prima di tutti Umberto Orsini, che ha accettato di essere con noi, e per il dono che ci ha fatto appunto della sua lettura di poesia. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è per il 17 maggio con Giuliana Lo Iodice, che leggerà appunto Dante e Foscolo.
Arrivederci a tutti, grazie, a presto.